In Italia c'è un freno a mano tirato sullo sviluppo delle piccole e medie imprese, si chiama costi dell'energia. Per i piccoli la bolletta può addirittura raddoppiare rispetto ai concorrenti di altri paesi europei. È l'allarme che arriva dalla CNA, Confederazione Nazionale Artigianato. Sentiamo Barbara Capponi. Quanto spende in media per i costi energetici della sua azienda? Noi spendiamo circa 25.000 euro annui, con un consumo di circa 150.000 kWh, sempre annui. E un'incidenza molto elevata in termini di costi e come voce di bilancio. I prezzi dell'energia elettrica pagati dalle imprese in Italia sono più alti di circa il 30% rispetto a quelli applicati negli altri paesi europei. Ad essere più penalizzate, dice uno studio della CNA, sono soprattutto le piccole e medie imprese. Per la classe di consumo più bassa, la bolletta pagata dalle nostre aziende, ad esempio, è circa il doppio di quella francese, più alta dell'11% rispetto a quella tedesca e più cara del 27% rispetto a quella della Spagna. Anche le tasse, dice la CNA, pesano di più sulle aziende di minori dimensioni. Noi, ad esempio, abbiamo l'ultima bolletta che abbiamo pagato circa 3.430 euro, hanno inciso tra accise addizionali provinciali il 20%. Per un importo di 700 euro. Il momento però è cruciale, dicono gli artigiani, la ripresa resta incerta e bisogna accelerare. Quindi, dice la CNA, occorrono misure concrete ed incisive. L'energia elettrica costa al nostro paese troppo. Costa troppo perché è gravata da tasse improprie e solo quelle tasse incidono sulle piccole imprese italiane circa 10 miliardi di euro, non di vecchie lire, che sarebbero 20.000 miliardi. Quindi più equità, applicare norme che riguardino il piccolo, e quindi dare vantaggio alla competizione togliendo tasse improprie e dare i vantaggi veri alle piccole imprese in termini di competizione sui mercati mondiali.